Francamente si tratta di un buon successo, certamente, insomma. No, in tutta onestà non mi aspettavo questo risultato elettorale, anche se diciamo, gli entusiasmi dell'ultima settimana erano in aumento e quindi si sentiva nella città un'aria diversa. Il vento era verso Canfor, ecco, insomma. Quindi si trattava veramente poi di quantizzare alla fine di quanto poteva essere il distacco. Una campagna elettorale tutta centrata sul cambiamento netto, sull'inversione di tendenza, ecco, da domani da dove parte? Ma da domani, allora stanotte noi ci godiamo questa bella festa popolare. Da domani ci riposeremo, perché certamente se facciamo... Per quanto tempo? Se facciamo una nottata non credo che, come dire, domani abbiamo le idee chiare per lavorare. Ma lavoreremo nella prossima settimana sicuramente, insomma, cercheremo rapidamente di dare gli organi ufficiali per il governo della città, certamente. Hai in mente una scaletta? Da dove parte? Ho in mente una scaletta, nel senso che le figure istituzionali credo che debbano avere il giusto riconoscimento come per il sindaco, sì. Quali saranno le caratteristiche della giunta Canfora? Sarà un governo tecnico, politico o misto? Guardi, questo politichese qua a me non mi affascina molto, le dico la verità, tecnici, politici. Noi abbiamo di fronte una città che va governata con un'azione politica seria. Abbiamo tanti uomini con grandi competenze, per cui c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, guardi. Poi i tecnici, i politici, io ho in mente una squadra di azione che deve muoversi in maniera compatta, che deve muoversi a 360 gradi, cioè non singolarmente ma in maniera unita, in sinergia.